Io vi parlerò in maniera abbastanza veloce del migrare da un version control system centralizzato a Git. Sostanzialmente il concetto, quello che spesso si vede nelle aziende, è noi usiamo un source control centralizzato, fino ad oggi siamo vissuti bene, ci troviamo abbastanza bene, però iniziamo a capire che magari con Git possiamo avere qualcosa di più. Quindi a questo punto il problema che ci si pone sostanzialmente è: io ho una base di codice nella mia azienda e devo comunque portarla a Git, ma soprattutto devo anche avere un periodo in cui io faccio training o comunque cerco di aiutare il mio team a passare a Git, perché la cosa più sbagliata è dire: ah, siccome Git ha un sacco di funzionalità nuove, Git è figo. Questo fine settimana io spengo il mio source control centralizzato e lunedì, quando arriviamo in ufficio, tutti quanti ho acceso Git. È la maniera più pratica per farsi del male, soprattutto è la maniera più pratica per creare frizione all'interno del team. Quindi di solito noi cerchiamo di avere un piano per poter migrare da un source control centralizzato a Git. E questo piano è sia da una parte tecnico, ovvero come portiamo il codice, sia da un'altra parte anche proprio più, diciamo, più procedurale nel: come faccio a far sì che la transizione del mio team non sia drammatica? E quindi oggi vi parlerò un po' questa sera, in questi 25 minuti, la teniamo agile, un po' di quello che si può fare, quali sono le opzioni. Farò principalmente riferimento alla migrazione da Team Foundation Virtual Control System a Git, ma in realtà è quasi identico usare lo stesso equivalente tool per Subversion, cioè quello che vi farò vedere per TFVC esiste anche per Subversion. Sono i due source control centralizzati che negli ultimi anni vanno per la maggiore. Se avete qualche cosa vecchio di CVS o trovate qualcosa in rete che ve lo migra, oppure passate da CVS a Subversion e da Subversion a Git. Per chi usa Mercurial non è centralizzato, quindi il passaggio a Git è più indolore. E come target, diciamo, alla fine farò vedere anche velocemente chiaramente su Azure DevOps, che è la tecnologia che io personalmente conosco meglio. Ho lavorato parecchio con TeamCity, ho lavorato un po' con Jira, ma Azure DevOps e Team Foundation Server sono le tecnologie che conosco meglio e quelle su cui comunque sia anche tutti noi delle Get Version ci muoviamo abbastanza bene. E farò vedere anche come è possibile poi anche ricollegare eventualmente la storia di bug, work item a un Git importato. Ringrazio velocemente una ditta di cari amici con cui collaboro spesso, che ci ha dato l'account, questo qui di Zoom, con cui facciamo la presentazione. Prossimo. E iniziamo subito dalla prima domanda: cosa e come migrare? Perché molto spesso ci sono anche, diciamo, delle scelte che non sono al 100% consapevoli. Ovvero, di base si parte, qualcuno dice: ok, cosa migriamo? Io ho 10 anni di storia del mio Subversion, li migro tutti e 10. Ok, forse non è la cosa più utile, non è la cosa più fattibile, spesso non serve nemmeno. Quindi noi in realtà abbiamo di solito tre grosse categorie. O migriamo l'ultima versione senza storia, quella che si chiama la TIP migration, che è la più semplice. Cioè diciamo, tutta la storia io continuo a tenermela in quello che era TFVC o Subversion. Qui io posso comunque andare e vedere tutta la storia del passato sul mio vecchio source control centralizzato. Poi parto, stacco completamente, dico dalla versione master che c'è oggi, passo e passo a Git. Diciamo molto semplice come passaggio tecnico, alla fine non ho la storia in Git. Questo potrebbe anche consentirmi di iniziare con un sorgente più pulito, non portarmi dietro magari anni di storia che poi alla fine potrebbero o non potrebbero servire, e quindi questa è un'opzione da tenere in considerazione. Altrimenti è possibile portare, solitamente l'opzione di mezzo è quella più comune, ultimi X mesi di storia, quindi dire: va bene, non mi interessa portare 10 anni di storia, ma magari gli ultimi 5 o 6 mesi sì, oppure portarsi la storia completa, convertire una parte del repository direttamente con tutta la full history. L'altra scelta invece è un po' più complicata e un po' più difficile, perché non è una scelta molto sempre dettata da parametri o da esigenze tecniche, ma più che altro anche da esigenze organizzative del software. Ad esempio, noi abbiamo il nostro centralizzato e parlando dei TFVC abbiamo $, nome del team project, oppure in Subversion abbiamo un repository, n repository Subversion.
I centralizzati sono abbastanza agili nel gestire source control con codebase molto molto larghe. Per cui noi possiamo tranquillamente dire, data una codebase gigantesca su dollaro nome di project, ho n sottocartelle, ogni sottocartella è un progetto, ma a me non mi interessa molto perché posso con workspace mappare una sola cartella e quindi decidere cosa mappare. Git è un po' più complicato in questo aspetto, perché Git non dà la possibilità, una volta che noi abbiamo creato un repository, di lavorare con una sola sottocartella. Con Git ci mettiamo tutto il repository. Quindi l'altra grossa decisione che dobbiamo fare è: possiamo assumere di avere un unico repository Git, oppure è bene avere più repository Git? Quindi magari avere un repository per progetto, oppure un repository per le librerie base e n repository per i vari progetti singoli. E anche una volta che io ho deciso di avere o un unico repository Git o più repository Git, dobbiamo poi pensare magari di poter ripulire la storia dai file che, diciamo, non sono da inserire. Sostanzialmente binari, progetti vecchi che hanno magari la cartella bin, oppure per la quale è stato fatto check-in della node modules, oppure è stato fatto check-in della cartella packages. E quindi in tutte queste situazioni noi vorremmo pulire un po' la storia in modo da poter importare e avere un repository Git che non sia gigantesco. Posto che io, come dico sempre, con l'hardware di oggi, con i dischi di oggi, molto spesso non è così pesante migrare anche tutto un intero repository e dire ho un repository Git di 8 giga. Sostanzialmente spesso ci possiamo salvarci. Partiamo da proprio tecnicamente. L'ultima versione senza storia è veramente stupido farlo. Creiamo un repository Git, ci copiamo l'ultima versione del progetto, copia e incolla, puliamo un po' di file, riorganizziamo le cartelle, facciamo il primo commit e facciamo push. Quindi questa non è nemmeno da discutere, è la versione proprio più stupida. Non ci interessa la storia, anzi magari c'ho il source control organizzato male come cartelle, stacco completamente, friso, metto in ridolli il vecchio repository, lo lascio per la storia, prendo e sparo direttamente l'ultima versione, il primo commit, quindi il mio progetto nasce in Git con un primo grosso commit che è il momento zero, probabilmente la branch master, la branch principale, dicendo anche che magari se ho qualche problema, qualche bug in produzione che devo andare a fixare, magari posso farlo sul vecchio source control, sulla branch che sta in rilascio, fino a che poi tutto mano a mano non va in Git. Se invece volessi fare gli ultimi mesi di storia e per esempio ho Team Foundation Version Control e voglio andare a Git, da Azure DevOps addirittura c'è un import automatico. Quindi sostanzialmente noi possiamo prendere un nostro account di Azure DevOps, andiamo nella parte dei repository e sopra i repository abbiamo un bel import repository il quale ci permette di dire voglio importare o da un altro Git, il che è abbastanza semplice, oppure da un TFVC, dire qual è il path, potrebbe essere $tailspin toys rank, e poi dirgli se migrare anche la history. Qui vedete abbiamo un cursore che al massimo ci fa migrare la history di 180 giorni, quindi 6 mesi, e il nome del nuovo repository Git. Ora, questo approccio è un approccio che a me piace spesso di meno, perché in generale, primo, ho la limitazione dei 180 giorni, che potrebbe o non potrebbe essere una limitazione. Secondo, perché spesso vorrei più controllo su quello, su cosa voglio migrare, cosa sto migrando e qual è il risultato. Quindi in generale invece, quando io vado a voler migrare un intero repository TFVC o una qualche cartella in Git, invece di usare la migrazione automatica, utilizzo un tool. Storicamente esistevano due tool fino a un po' di tempo fa. Uno lo faceva Microsoft, open source, Git TF. Poi ce n'era uno open source invece della community che era Git TFS. Ora il vecchio Git TF è meno manutenuto da Microsoft, quindi tra i due consiglio il Git TFS. È un progetto completamente open source, quindi la parte molto interessante è che noi possiamo tranquillamente andare a vedere come è fatto, ma soprattutto abbiamo anche un bel help che ci spiega di base come iniziare a lavorare. Questi tool sono molto importanti perché ci permettono di avere molto più controllo su quello che stiamo importando dal TFVC a Git.
Esiste un tool assolutamente analogo che tra l'altro è automaticamente incluso nella distribuzione di Git for Windows, che è Git SVN, che fa più o meno le stesse opzioni solo tra SSubversion e Git. Ma fondamentalmente Git TFS è molto simile a Git SVN, appunto perché storicamente Git è nato come rimpiazzo a Subversion, quindi Git nelle sue librerie standard include appunto tutta una serie di utility per migrare da Subversion, e Git TFS è un po' la risposta delle community a ok, vogliamo la stessa cosa per TFS. E la cosa interessante è che noi abbiamo una buona possibilità di decidere cosa importiamo. Ad esempio, noi abbiamo nella classica riga di comando di clone git tfs clone la url che io della url del server. Chiaramente questa è una url di un tfs locale, se è la url di Azure DevOps è assolutamente identica, è https://dev.azure.com/organizational-name. Poi vedete, la parte interessante è che viene specificato il percorso del source control TFVC che io voglio clonare. Per cui la realtà è che se io sono in un source control che, vediamo, centralizzato, in cui ho magari più cartelle, tra anche ad esempio una branch, oppure ho proprio altre sottocartelle particolari, nessuno mi vieta di dire, io, grazie a Git TFS, non faccio la conversione di tutto un intero codice che sta in team project, ma la faccio di una sottocartella. E quindi questo mi consente di dire, posto del fare prima un'analisi di come è organizzato il mio source control centralizzato, posso decidere di migrare varie sottocartelle in repository Git differenti. E questo mi permette di risolvere una delle esigenze che dicevamo prima, ovvero dire, ok, io ho un team project unico magari, perché è una buona... è una buona configurazione avere un unico team project, e magari dentro l'unico team project, dentro $/ il nome del mio team project, ho tante sottocartelle con tanti sottoprogetti, eccetera, eccetera. Quindi importante, noi grazie a Git TFS possiamo prenderne uno per volta e convertirne uno per volta. Allora, abbiamo anche altre opzioni, adesso qua non ci sono tutte, possiamo anche dirgli quanto indietro vogliamo clonare, cioè quanta storia vogliamo prenderci di questo ramo che io sto convertendo. Invece del cursore tra 0 e 180 giorni, Git TFS vi consente di fare da 0 a 10 anni, 20 anni, quanto volete. Perché se voi non date opzioni, infatti qua c'è scritto wait for a while, di default lui prende il percorso che voi volete convertire in Git, lo clona in un repository locale e clona tutti i chain set di TFVC che impattano questa cartella, da tutta la storia a adesso. Altrimenti c'è un quick clone. Quick clone non è un'opzione di conversione, vedremo dopo perché può servire. È un'opzione che mi consente di dire, voglio solo l'ultimo chainset, e serve per condizioni particolari. Ok, ce ne sono altre. Voi lo installate con cioccolate, e una volta che lo installate con cioccolate, basta che nel vostro command prompt avete una... avete git tfs e vedete un bel help semplice in cui voi potete avere, vedete che ci sono un sacco di comandi, perché in realtà git tfs non è solo un qualcosa che ci converte, ma qualcosa che ci permette di lavorare anche con git e tfvc, diciamo come centralizzato. Per esempio, se io faccio git tfs help clone, lui mi fa vedere tutto quello che c'è nel clone, che è la parte che interessa più in questa sessione, la conversione. E è possibile fare dei file authors che ci mappano i utenti che hanno fatto il chainset con la coppia nome utente e password di Git, quindi fare una mappatura. Magari veniamo da un TFVC locale con gli utenti di Active Directory, andiamo su un Git di un altro tipo dove gli utenti sono diversi. E poi abbiamo varie opzioni, la parte chainset from, per esempio, è importante perché dice da questo chainset in poi, per cui se noi prendiamo un chainset di 2 anni fa, diciamo da questo chainset in poi, significa che noi vogliamo convertire
clonare solo gli ultimi 2 anni di storia. E quindi questo ci consente di espandere o ridurre il numero di mesi di storia che vogliamo prenderci. E altra cosa molto importante, questo tool supporta anche il concetto di branch. Tanto è vero che uno dei primi comandi che vengono insegnati sul cloning è gtfs list remote branches, e questo ve lo faccio vedere live. Questo comando è interessante perché praticamente ci lista tutte le branch che sono possibili clonare in un account. Quindi se faccio gtfs list remote branches e poi andiamo su un account Azure DevOps, quindi dev azure.com Gianmaria Ricci, vediamo se l'effetto demo non mi tradisce. Ok, lui inizia a dirmi, in base a tutto il source control centralizzato TFVC che io trovo in questo account, queste sono le strutture delle branch. Quindi per esempio abbiamo Windows Phone, abbiamo una branch che si chiama All About Code Breaks, da cui sono state fatte 2 altre branch. Se noi guardiamo un altro, vediamo cosa c'è. Comunque in generale eccolo qua, Git Migration, questa è una prova stupida che ho fatto proprio qualche giorno fa per questa demo. Ho una develop dal quale ho fatto una merge, una branch che è la main, e dalla main ho fatto la release. La classica struttura a 3 branch con promozione, develop, promuovo in main, stabilizzo e promuovo in release. Che succede? Succede che noi, grazie a questa funzionalità, possiamo anche usare un'opzione di clonazione che implementa il branching. E quindi sostanzialmente dire a gtfs, guarda, io non sono interessato a migrare solamente la branch master, cioè a migrare un ramo del source control, diciamo, centralizzato, ma voglio che tu segua le branch. In questo caso io ho già fatto, ad esempio, una prova su questo repository dollaro git migration develop, e quello che ottengo alla fine della fiera è che se io vado a vedere le branch che sono state clonate, effettivamente io ho una branch master che è quella di partenza. Io gli ho detto di partire dalla develop, lui per, diciamo, convenzione, per nomenclatura Git, mi dice se tu vuoi partire dalla develop, che è la branch di partenza, io comunque te la chiamo master, perché in Git la branch di partenza di solito la chiamiamo master. È configurabile comunque. Da master noi abbiamo una main e dalla main abbiamo la release. Quindi in questo caso voi vedete che non solo riuscite, convertendo in Git, a prendere n mesi, n change set di storia, ma riuscite anche a mantenere la struttura delle branch. Questo è molto importante. E quindi riuscite ad avere una ricchezza di migrazione molto elevata. Attenzione però che non sempre, questo è il progetto d'esempio, stupido, ci sono pochi file, riesce a migrare bene le branch. Su progetti grandi, su progetti reali, fate sempre delle prove. Però la cosa bella è che voi fate una prova, vedete quello che viene fuori, se vi va bene, ok, se non vi va bene, riprovate altre opzioni, tanto il centralizzato sta sempre lì e rimarrà sempre lì. Quindi questo è il classico esempio. Io gli dico, guarda, fammi un gtfs clone di Tailspin Toys Trunk, e lui inizia piano piano, chainset dopo chainset, a creare il repository Git. Altra cosa interessante, quando viene importato il repository Git, viene sempre messo un riferimento a qual era il chainset 1474, il chainset originale, in modo che voi possiate collegare sempre quello che c'era nel repository originale come sorgente a quello che è stato prodotto. Altra cosa interessantissima, nelle note del commit viene indicato anche la lista di tutti i work items che sono stati collegati al chainset originale, e vi farò vedere dopo velocemente a cosa serve. Grazie a gtfs io riesco ad avere completa una branch, oppure x mesi, oppure una sola branch, o più branch, eccetera, eccetera. Cosa molto importante, una volta che io ho importato tutta una sottocartella dollaro $XYZ, Mutant Project, progetto AXX, e l'ho fatto un bel repository Git, cercate di rimuovere
tutta la rumenta che può essere presente nel centralizzato, perché potrebbe essere presente la cartella packages con le DLL, potrebbe essere stata committata per sbaglio la node module, o qualsiasi file binario che voi mettevate nel source control centralizzato, perché alla fine non pesa tanto nel centralizzato, ma vi rompe le scatole in Git. Fortunatamente, in maniera molto semplice, esiste un comando, lo trovate, se googlate lo trovate subito, ve lo riporto qua, ops, eccolo qua, git filter branch, meno tree filter, sostanzialmente questo è un comando base che dice, prendi, fai un filtro delle branch, prendi tutto l'albero, tutti i commit, per ogni commit spacchettalo e fammi girare uno script, in questo caso gli dico, rimuovi rm-rf, forza, ricorsivo, tutto ciò che c'è sotto tools deploy, sto add, chiaramente, fino a dove sono adesso l'add. Questo significa, toglimi dalla storia di Git la cartella tools/deploy. Quindi vi consente, una volta convertito da un source control centralizzato a Git, vi consente di togliere completamente il contenuto di qualche cartella, che sono quelle che magari potrebbero non avere senso avere in Git. Attenzione, attenti, una cosa importante, a eventuali password token che possono essere dentro il source control. Perché ricordatevi che dentro Git tutta la storia ce l'avete. Quindi se voi per sbaglio avete una password dentro un file, è un po' più complicato rispetto al TF destroy farci qualcosa. Quindi verificate, ad esempio, che non ci siano password nei vari commit, eccetera, eccetera. Soprattutto se volete andare in open source, perché se lo mettete su GitHub ci sono dei tool a cui voi date il nome dell'organizzazione e cerca tutti i repository, tutta la storia, tutto il codice per ogni password e token che trova. Quindi attenzione alla storia. Questo è quello che vi ho detto prima, è la struttura delle branch. Vedete che il comando è git fs clone, l'unica parte finale diversa è meno branches all, cioè cerca di migrare tutte le branch, e quindi vedete che lui inizia a dire fetching from remote default, name of the local branch will be main, eccetera eccetera, poi dice ho trovato la main release release one, eccetera eccetera, quindi diciamo poter seguire le branch, come vi ho fatto vedere, questo vi permette di avere un repository git con le branch. Ma la cosa che ci interessa anche lo sviluppo misto, ovvero quando io switcho a git, spesso non tutto il team è pronto, la migrazione graduale è la cosa migliore, quindi cosa posso fare? Git TFS è uno strumento che non solo mi permette di convertire un repository TFVC in Git, ma mi consente di operare da Git. Vi faccio vedere perché. Supponiamo di avere, vediamo in che cartella stiamo. Ok, allora qua dentro io ho la cartella trunk dove ho Tailspin Toys. Quindi questo è Tailspin Toys, il classico esempio tipico che ho da sempre. Supponiamo di prendere il README Markdown e di modificarlo. Cioè io sto lavorando nel mio repository Git, quindi io in locale ho repository Git a tutti gli effetti, quindi io qua ho git status, ho il file README modificato, git commit meno am fatto modifica durante presentazione. Ok, ora il concetto è che io, se faccio un git remote meno v, in questo caso io ho, per esempio, attaccato questo repository a un remote, quindi a un repository git standard dentro Azure DevOps. Ma in realtà git TFS ha dei comandi che mi permettono di fare check-in, ma fare check-in in TFVC. Quindi quello che succede è che io, se faccio git check-in, git TFS check-in, lui cosa fa? Lui dice, ok, ora io so che ho clonato questo repository git da TFVC, so che l'ho clonato da dollaro Tailspin Toys trunk, per cui posso fare il contrario. Io prendo i check-in che avete fatto in locale, scusate, i commit che avete fatto in locale in Git, e poi tramite la mia integrazione vado a fare check-in nel repository tradizionale. Quindi se io adesso me ne vado a guardare Tailspin Toys, mi prendo la history, eccolo qua, fatto modifica durante presentazione. Questo fa sì che io possa
dire: io, Gianmaria, converto una parte del mio repository tipo Tailspin Toys, dollaro Tailspin Toys trunk in Git, ci lavoro, provo come va, intanto faccio pratica con Git, poi quando devo inviare le modifiche al centralizzato faccio Git TFS check-in. Questo mi consente di, uno, far sì che solo alcuni membri del team iniziano a lavorare con Git e capire come ci si trovano. Due, senza, perché andiamo fuori banda dalla presentazione, ma essendo che io ho un centralizzato a cui fare check-in, non posso fare branch, non posso fare tanti giochi in Git. Sono obbligato a fare sempre rebase e squash, quindi prendere tutti i commit in Git, fare rebase e squash e poi fare il commit in TFVC. E questo consente di rendere gli sviluppatori anche più educati, perché è la maniera standard di lavorare anche in Git. Però la cosa interessante è che nessun altro nel team si accorge che io ho usato Git. Punto. Quindi le altre persone possono continuare a usare Workspace, TFVC, e quando mano a mano le persone del team sono pronte, a quel punto, tac, si fa la migrazione e si passa tutti a Git. Ultima veloce nota prima di chiudere. Se io ho poi dei work item associati ai vecchi chainset TFVC, quando io li migro a Git, come faccio a mantenerli? Ma in generale, quando io migro da una qualche altra parte a Git, ok, ma supponiamo di aver migrato da Jira, da un ambiente in cui ho Subversion più Jira, ho migrato Subversion in Git, e poi in qualche modo ho migrato Jira ai work item di TFVC, di Azure DevOps. A questo punto io voglio riunire insieme i due. In questo caso il mio esempio è molto più semplice. Il mio esempio è: ho in Azure DevOps un TFVC centralizzato, lo converto in Git sullo stesso account, quindi sostanzialmente ho esattamente gli stessi work item. Come faccio a mantenere l'associazione? Ok, se i vari tool non lo fanno da soli, lo fate voi con uno script di ben 130 righe, compresi console Brightline. Lo script è stupidissimo, ve lo descrivo brevemente. Sostanzialmente c'è tutta una parte in cui si connette io scelgo fino alla riga 70 qual è l'account, qual è il repository Git che ho convertito e qual è il repository locale che ho, la versione locale del repository convertito. Quindi quello che faccio è prendere una branch, lo devo fare per tutte le branch, questo è un esempio, ora prendo la master, prendo tutti i commit che ci sono, per ogni commit verifico se le note non sono vuote e se c'è un regex con le parentesi quadre. Perché? Perché de base, eccolo qua, questa è la sintassi con cui leggo i work items. Questo è molto grezzo, però vi fa capire il gioco. A questo punto, per ogni match, prendo l'ID, chiedo tramite l'API di Azure DevOps work item store get work item ID, creo il link al commit git che è vstfs git commit bla bla bla, questo lo trovate nella documentazione, e poi create un external link di tipo commit e lo aggiungete ai link del work item e premete save. La cosa che riuscite a fare in questo modo è che io in quest'altro repository ho un repository imported in cui ho pushato, come avete visto prima, le varie branch, e se io prendo un commit qualsiasi, vediamo un commit, e questo è legato al work item. Quindi in realtà, se io vado a vedere il work item, questo work item avrà in development, avrà il chainset 1472 e poi questo altro link che invece io ho attaccato successivamente con l'API. Quindi vedete che soprattutto grazie a tutta l'estendibilità e l'SDK di Azure DevOps, è veramente facile non solo convertire tramite Git TFS un TFVC a Azure DevOps, a Git, e poi metterlo su Azure DevOps, ma riuscite anche tramite API e poche righe di codice a ricollegare il tutto. Detto questo, quindi io sono arrivato precisissimo alla fine della mia presentazione, quindi lascio, stoppo lo share e lascio la parola a chi dice.